Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti in questa diretta di CryptoTax sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di monitoraggio della chiave privata e parliamo su quali sono i pro e i contro del monitoraggio e del non monitoraggio, ma non pro e contro intesi in termini di convenienza. La convenienza riguarda gli investimenti e che cosa fare dei nostri investimenti, e riguarda i consigli di investimento, cosa che io non do. Guardiamo i pro e contro relativamente all'obbligo a livello fiscale di dichiarare nel quadro RW la chiave privata oppure no. Io ho intitolato la diretta in maniera provocatoria, ma neanche non troppo, dicendo: perché l'amministrazione vuole il monitoraggio della chiave privata? O meglio, provo a specificare meglio, potrebbe volere il monitoraggio della chiave privata, perché ad oggi sappiamo che una normativa chiara e delineata sulle monete virtuali non c'è. Tutto quello che oggi vedremo nella live, appunto, riguarda la chiave privata e i suoi contorni. Sono Carlo Alberto Micheli, avvocato fiscalista, dottore commercialista, fondatore di myaccounting.it. Questa diretta è sul mio canale YouTube, ma è anche nel gruppo riservato CryptoTax, pieno di criptotassati, i quali hanno avuto accesso al mio videocorso, dove puoi trovare tutte le info in descrizione al video. Comunque è molto semplice: www.carloalbertomicheli.it/CryptoTax, scritto con la Y. Allora, questa live è disponibile anche in podcast, o al meglio, lo sarà disponibile in podcast al termine della live, nelle principali piattaforme. Ti ricordo che in descrizione al video veramente ci sono tutte le informazioni per chiedermi le cose a me, per scaricare l'ebook gratuito, per poter entrare in contatto con MyAccounting, con MyLiga, per seguirmi sui toro, per vedere i disastri che faccio. Allora, detto tutto questo, ripeto, non entro nel merito di tenere Bitcoin in chiave privata o non in chiave privata. Non è questo l'argomento. L'argomento è: a livello fiscale, le criptomonete che ho nelle mie chiavi private le si devono dichiarare oppure no? Ecco, partiamo dal mio ebook. Chi ce l'ha, basta che vada a pagina 7-8. Chi non ce l'ha, in descrizione al video trovi il link per potertelo scaricare. È gratuito e ci sono le informazioni sul trattamento fiscale delle monete virtuali. Allora, vediamo un po' di condividere subito lo schermo. Eccolo qua. Eccoci. Allora, è molto semplice. Io nell'ebook a pagina 7 scrivo il bivio della chiave privata. Prima di entrare nel pratico della compilazione delle dichiarazioni dei redditi e di utile analisi, è un altro problema che si pone per le criptovalute e i token. Il dubbio ruota intorno al concetto di attività estere. Ok? In termini semplicistici, le monete virtuali stanno nella rete, non hanno alcun legame con un territorio che sia nazionale o estero, e questo è dimostrato dal fatto che nella compilazione del quadro RW, il famoso quadro RW che trovate nei vari video e nell'ebook, nel codice stato estero, che è la colonna 4, lo andiamo a lasciare vuoto, non andiamo ad indicare in che stato sono. Quindi, da un lato, già l'amministrazione finanziaria dice: ma io ti ho detto che per le monete estere non devi indicare il quadro, quindi anche se ce l'hai in Italia, perché non ti chiedo di indicare quale stato. Occhio che al ragionamento che potrebbe fare l'amministrazione finanziaria, perché noi pensiamo sempre di addurre nostre ragioni, però dall'altra parte un'altra parte adduce le sue ragioni. È come quando una persona litiga con il vicino di casa, no? Entrambi pensano di avere ragione, poi talvolta quello che ha ragione si trova invece nella situazione del torto. E questo sono dubbi che noi dobbiamo mettere in pratica per capire qual è poi alla fine il comportamento migliore, ok, da tenere. Allora, io lo chiamo il bivio della chiave privata. L'orientamento che secondo molti esperti non pone dubbi, però magari ce ne sono anche altri che ce l'hanno, è che non vi è obbligo di monitoraggio fiscale per la persona fisica residente in Italia che ha la disponibilità della chiave privata.
Si legge, no? Si legge anche su Sole 24 Ore, ci sono spesso articoli dove non ci sono dubbi, l'attività non è estera, dicono. Però un conto è la dottrina, un conto è la realtà, un conto è surfare nella lacuna della norma, un conto è non voler avere problemi. Qui non stiamo parlando di come non pagare le imposte sulla plusvalenza, stiamo solamente valutando l'opportunità o meno di dichiarare o non dichiarare la chiave privata. In questo luogo di detenzione delle valute virtuali non può che risultare coincidente con lo stato di residenza del contribuente. Se seguiamo l'impostazione voluta dal fisco, lo descrivo, queste sono parole mie, non si può parlare in nessun modo di attività detenuta all'estero. Qui è molto semplice, se nel quadro RW si indicano attività detenute all'estero, la chiave privata è detenuta nel mio comodino, non è un'attività detenuta all'estero. Questo è il ragionamento. E quindi è da qui il bivio. Attenzione però, c'è un altro punto dove spiego nell'ebook, se le chiavi private sono gestite da terzi, in questa ipotesi assume fondamentale rilevanza la disciplina dell'antiriciclaggio e poi anche quella dei prestatori di servizi digitali, quindi se ci sono chi detiene delle chiavi private a livello custodial e queste hanno società all'estero, andrà monitorato. Allora, e qui spiego tutto il resto. Torniamo sulla prima obiezione che ho fatto, no? In sede di ragionamento. Vedete il quadro RW, allargo un pochino, vediamo se riesco ad allargare un pochino, così si vede in maniera più grande. Ecco. Allora, codice, questo io l'ho spiegato tante volte come si compila il quadro RW, ok? Qui ci si mette uno, bla 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 bla. Concentriamoci sul codice stato estero. Codice stato estero, ok? In questo punto del codice stato estero, lo ripeto, non mettiamo niente. Questa possibilità di non mettere niente è stata data, affardata dalla dichiarazione dei redditi 2019, redditi per il 2018, ok? Tant'è che chi ha fatto consulenze con me e chi ancora dovrà fare consulenze con me, vedrete che partiremo sempre da quando è iniziato il tuo investimento in cripto, vediamo che cosa succede. Iniziamo con le integrative dal 2018, perché il 2019, quindi l'anno in cui si fa la dichiarazione dell'anno prima, è stato il primo, dove ci hanno dato delle istruzioni. Siccome non sapevano dove fisicamente stavano queste monete virtuali, dato anche il loro passaggio molto veloce, Change l'altro, fan wallet e l'altro, l'amministrazione finanziaria ha detto lascia vuoto. Se voi inviavate una dichiarazione dei redditi prima del 2018, dal 2018 indietro, e lasciavate vuoto il codice stato estero, la dichiarazione dei redditi veniva scartata per errore bloccante. Ti diceva, guarda, manca questa... Quando, il commercialista quando trasmette fa il controllo telematico, no? Trasmette, fa verifica controlli, pic. Quando pigia ti dice attenzione, la dichiarazione non può essere inviata perché manca un'indicazione. Ecco, questa colonna 4, codice stato estero, è una di queste indicazioni. Dal 2019, quindi redditi 2018, ci è stata data la possibilità di non mettere lo stato estero, quindi lasciare vuoto, la dichiarazione parte lo stesso. Quindi quando voi lasciate vuoto, sì, il fisco presume che si stia parlando di monete virtuali. E quindi dice, ma dovevi... Io mi metto nelle mani dell'ispettore e dice, perché non hai monitorato la chiave privata? Guarda caso nel 2021 lei ha fatto un cash out di 100.000 euro di roba mai monitorata. Voi risponderete dicendo, in maniera molto diciamo semplicistica, diciamolo, guarda, caro ispettore, io avevo le monete virtuali dal 2013-2014, tutto tracciato in blockchain, le ho messe nella chiave privata e poi dopo le ho messe fuori nel 2021 e ho riscosso i miei 100.000 euro. Al di là della giacenza, non giacenza e altre cose, che questi sono tutt'altri problemi, il fisco potrebbe dire c'è monete virtuali, me le dovevi dichiarare, sanzioni per il 2018, 19, 20 e 21 con le conversioni. E voi che gli dite? Gli dite, ma non c'è scritto da nessuna parte che andavano, non si dovevano dichiarare. E io rispondo, e l'ispettore cattivo risponde, come no? In quadro RW il codice stato estero si lascia vuoto apposta perché sono attività di natura estera. E ora arriviamo al clou. Perché c'è,
Perché c'è, e quindi non è che l'ho fatta a caso questa live, approfondendo, siamo risaliti ad una circolare del 2013. Una circolare del 2013 che è, un attimo che levo questo schermo, siamo risaliti ad una circolare del 2013, questo qui, che è la numero 23, scusa, la numero 38E del 23 dicembre 2013. È una circolare abbastanza impegnativa, dove però ad un certo punto parla del quadro RW e di che cosa bisogna monitorare. Sto parlando di una circolare del 23 dicembre 2013. Attenzione, attenzione, io sto parlando di una circolare. La circolare dell'amministrazione finanziaria non è fonte del diritto. Chiaro? Ora, non avevo preparato lo schemino delle fonti del diritto, però le cerco. Forse del diritto, gerarchia. Allora, le fonti del diritto, vediamo se trovo anche un'immagine carina, la rubiamo subito da Google, eccola qua. Le fonti del diritto sono che cosa avviene, ok, quando un giudice deve decidere sulla base di quale gerarchia e sulla base di quale legge deve applicare ad una specifica controversia. La circolare dell'amministrazione finanziaria non è fonte del diritto. Quindi non è che siccome hanno scritto in una circolare del 2013 che bisognava far così, allora bisogna far così. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Però è anche vero che noi basiamo tutto l'orientamento delle monete virtuali sulla base della prassi. E quindi sulla base della prassi, allo stesso modo, l'Agenzia delle Entrate potrebbe dal canto suo dire no, attenzione, io voglio il monitoraggio della chiave privata perché l'ho detto in una circolare del 2013. Quindi, da un punto di vista, risiamo alla stessa bilancia. Da un lato, ora poi la vediamo questa circolare, da un lato abbiamo noi con il nostro comportamento basato sulla prassi che cavalca una situazione, diciamo in maniera abbastanza serena, di lacuna della norma, dove dice l'attività è in Italia, io non lo. Dall'altro abbiamo una situazione un po' diversa. Faccio una piccola introduzione sulla gerarchia. Ci siamo. Allora, ho trovato un'immaginina su Google, però mi sento un dovere di modificarla, ok? Allora, nella gerarchia abbiamo in cima la Costituzione e le leggi costituzionali. Sono velocissimo in questo. E poi subito sotto mette regolamenti UE e direttive UE. In realtà poi la Costituzione, a seconda di determinate cose, recepisce in automatico l'orientamento europeo. Quindi il regolamento no, però i principi europei sono al pari della Costituzione e legge costituzionale. Vedete che voi trovate regolamenti del potere esecutivo quasi in fondo. Ecco, tra quelli e gli usi e consuetudini ci sono le circolari dell'Agenzia delle Entrate. Ora, non mi soffermo altro sulle fonti del diritto, però ho spiegato con certezza il perché non è una fonte del diritto da circolare, però l'amministrazione finanziaria potrebbe dire benissimo, benissimo, io voglio che tu me le monitori. Vediamo perché. Questa circolare, che insomma è abbastanza di dominio pubblico, perché è quella che poi riguarda il quadro RW, parliamo di che cosa dice. Per attività estere di natura finanziaria, qui c'è l'elenco di tutte quelle attività che vanno a finire nel quadro RW. Devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Sono oggetto di segnalazione, attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti nel bla bla bla, prima parte. Vedete qua, obbligazioni estere, titoli similari, titoli pubblici, titoli equiparati, emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce, certificati di massa emessi da un residente e così via. Valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione,
crediti di stipendio, pensioni e compensi, che significa che se c'è un conto corrente che ci vengono accreditate delle cose, quello è all'estero ma monitorato. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita, capitalizzazioni stipulate con compagnie di assicurazione estere, questa roba va a finire là dentro. Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero, diritti all'acquisto o sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati, forme di previdenza complementare. Allora, eccoci qua, qui c'è scritto che devono essere indicate nel quadro W anche le attività finanziarie italiane detenute all'estero, come ad esempio titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, partecipazioni in soggetti residenzi. Questo è abbastanza chiaro. A un certo punto dice vanno altresì riportate le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in paesi diversi da quelli collaborativi. Le attività finanziarie detenute all'estero, ecco, piano piano ci avviciniamo, vanno indicate nel quadro del W anche se messe in cassette di sicurezza, e poi c'è la parte di chiusura. Inoltre sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie detenute in Italia, al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Eccoci qui. Vediamo se riesco a selezionare solo quello che ci interessa. Le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Questa norma non è una norma. Questa pronuncia a livello circolare dell'Agenzia delle Entrate fa capire come la tendenza è quella di andare a ricondurre anche quelle attività che sono detenute in Italia. Però io ho sempre parlato di pro e di contro, andiamo nei pro. Quando l'Agenzia delle Entrate mi parla delle monete virtuali, me le considera attività finanziarie? Gli intermediari residenti, fuori o di fuori del circuito degli intermediari residenti. Cioè, perché poi a un certo punto, rispondo a una domanda che probabilmente mi farete, scusa, ma se c'hai questo dubbio, perché nell'ebook non ce l'hai scritto? Perché io non ce l'ho scritto? Perché a mio avviso queste tre righe non sono sufficienti per richiedere in maniera esplicita il monitoraggio della chiave privata in ebook. Ok, mi esprimo, prendo la responsabilità della cosa, non sono sufficienti. Poi, Carlo Alberto, se te la monitoreresti la chiave privata oppure no? Questo dipende. Probabilmente sì, perché non stiamo parlando di pagare o non pagare la plusvalenza. Questo è un altro discorso, pagare l'imposta sulla plusvalenza. Stiamo parlando sul monitorare o non monitorare. Cerchiamo di separare i concetti. Probabilmente preferirei monitorarla perché almeno i redditi li ho già dichiarati, non devo poi in una fase successiva andarmi a giustificare della serie come mai sono sbucati questi 100.000, 200.000, 500.000 euro, da dove sono sbucati. Non mi devo giustificare se io l'ho sempre monitorata dicendo, amico caro, eccoli qua, te l'ho sempre dichiarati da quando mi hai dato l'opportunità. Questo è il motivo per cui io dico, guarda, se vuoi star tranquillo, probabilmente chi monitora è più tranquillo. Poi il monitoraggio di per sé non dà origine al pagamento di imposte, però dal punto di vista della provenienza del denaro e della regolare provenienza, sicuramente ti aiuta. Allora, questo era un punto fondamentale nel quale io tenevo e quindi se ci sono delle domande, credo che ve ne siano parecchie, se ci sono delle domande io sono qui e sono disponibile per cominciare a rispondere alle domande. Cercherei di rispondere però
delle domande inerenti chiave privata e inerenti l'argomento della chiave privata. Ok? Allora, parto dall'alto, però volevo dire che questa diretta, essendo la precedenza delle domande, perché sono sicuro che saranno tante, la do necessariamente agli iscritti in CryptoTax e poi dopo giù vado avanti. Allora, vediamo un po', eccoci qua. È partita la diretta, chiedo l'aiuto a casa. È partita la diretta in CryptoTax, così posso vedere le domande. Se no, io vado randello qua. Allora, Mario scrive: la plusvalenza una volta conclamata, cioè 7 giorni consecutivi lavorativi sopra 51 su tutti i wallet, si pagherà il 26% solo sul cash out. Cioè il ritiro con cash, certo ragazzi, si paga sì il 26% solamente su quello che spendi. Io spe cioè, fatemi le domande sulle chiavi private. Allora, in caso di stake il valore del premio è plusvalenza. Ragazzi, chiave privata, tantissime domande, tantissime domande. Domande. C'è uno che mi ha detto che sono fuori, è bellissima questa cosa. Allora, Vanessa scrive: una circolare non ha valore di legge, si attaccano. Allora, riflettiamo un attimo su questa cosa. Una circolare non ha valore di legge, è vero? Però neanche l'interpello ha valore di legge, neanche la sentenza del TAR del Lazio ha valore di legge. Tutto quello che riguarda la prassi non ha valore di legge. Ed è anche vero che nella norma noi ci comportiamo secondo la prassi perché ci aspettiamo che l'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria, segua la prassi che essa stessa ha delineato. Tra la prassi che essa stessa ha delineato, però, c'è anche la circolare. Quindi, se vogliamo fare un ragionamento universale aristotelico, e si prende tutto. Ok? È questo il dubbio che dico, ok? Che rilevo in attenzione. Se invio le cripto da Ledger ad Exchange e poi prelevo, in caso di controllo, come faccio a dimostrare che quel Ledger è mio? Allora, innanzitutto in caso di controllo lo dichiari che quel Ledger è tuo, cioè le dichiarazioni sono: guarda, questo Ledger è mio, fine. Sicuramente in quel Ledger tu ce le avrai inviate. Queste monete virtuali. E lì è importante a quale titolo ci sono state inviate. Quindi o le hai comprate, quindi le hai comprate e poi quindi le hai comprate necessariamente su un exchange, poi da lì le hai inviate e quindi tu devi avere la documentazione che prova questo giro. Ok? Screenshot vanno bene, address pubblico va bene, cioè ci deve essere tutto qualcosa che è riconducibile al fatto che sono. Allora, ecco, questo è interessante. Io sarei curioso di sapere in quanti hanno ricevuto una contestazione per la questione cripto, giusto per avere idea di quanto sono frequenti questi controlli dell'Agenzia delle Entrate. Allora, non ci sono al momento, ma perché è un fenomeno emergente. Visti i tempi, voi immaginate il tempo di un processo tributario? Come minimo, per arrivare al terzo grado, ci vuole fra i 2 e i 3 anni, almeno. Se noi abbiamo cominciato a dichiarare le monete virtuali nel 2018, anzi nel 2019 per il 2018, considerando i tempi di prescrizione, cioè i primi controlli e le prime pronunce arriveranno dal 2022-23 in poi, se forse. Probabilmente arriverà qualche altro interpello, probabilmente arriverà forse qualcos'altro. La sentenza del TAR è intervenuta perché ci sono state delle associazioni che hanno impugnato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, quindi quando si impugna un qualcosa
emanato da un'istituzione pubblica, si va al Tribunale Amministrativo Regionale. Ecco, quindi è presto per analizzare i controlli dell'Agenzia delle Entrate, però siamo in tempo per adeguarci alla prassi richiesta, visto che nelle istruzioni, ragazzi, nelle istruzioni e dichiarazioni vengono menzionate, e quindi se vengono menzionate bisogna metterle. Questo non è nel quadro del W, ma vado lo stesso. In fase di compilazione del quadro, non è della chiave, ma è del W. Se detengo più cripto, come faccio a dichiararle tutte? Nel quadro RW, scaricate l'ebook, non si dichiarano le cripto, ma si dichiarano i controvalori dei wallet o dei più wallet considerati complessivamente. Non si va a dichiarare ho un Bitcoin, un EOS, un XRP, eccetera. Si va a dichiarare ho un controvalore in euro su un determinato wallet senza neanche dichiarare come si chiama. Si mette solamente in una riga. Allora, grazie. Allora, anche il download, Johnny, rispondo a Johnny, il download è disponibile anche in questa streaming sotto. Allora, quindi a questo punto il capitale in chiave privata andrà comunque considerato nel calcolo della giacenza media. Va da sé che se noi lo andiamo a monitorare rientra nella giacenza media. Il problema è che se noi non lo andiamo a monitorare e poi noi lo mettiamo, prendiamo i soldi tutto in un giorno e ci arrivano 200.000 euro sul conto corrente, l'anno dopo immediatamente parte la segnalazione della banca perché è un movimento anomalo. Quindi quando c'è un movimento anomalo la segnalazione della banca parte. Nel momento in cui ci chiede l'Agenzia delle Entrate la natura di questi soldi, noi dichiareremo che bla 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 proviene da questo, dipende dal caso specifico. L'agenzia potrebbe dire perché non è stata applicata la plusvalenza del 26%, e noi risponderemo perché io le avevo nel cassetto e non sono rientrate nel calcolo del W. E qui l'Agenzia delle Entrate, ahimè, vedremo che cosa dirà. Al momento, visto che il fenomeno si è rilevato molto forte quest'anno, il mio consiglio è vediamo che cosa succede da qui al prossimo anno. Perché noi abbiamo uno tempo fino al 30 novembre 2021 per presentare il quadro del W, quindi si sa mai, potrebbe uscire qualcosa. Nell'indecisione monitoriamo quantomeno gli exchange. Se poi dopo ci arriva un'istruzione nel 2022, possiamo comunque fare un'integrativa e andare a integrare e a sanare le cose. Io dico sempre, a pagare e morire sono sempre in tempo, l'importante è monitorare. Perché l'importante è monitorare? Perché se io ho monitorato, io posso intervenire con delle altre dichiarazioni e andare a sanare la situazione. Quindi io intanto ho monitorato, è come se avessi fatto un'opzione, ok? Io intanto metto quell'opzione lì, ho monitorato, poi vado a esercitare l'opzione perché c'è un quadro più delineato e sono in linea con il fisco. Allora, se sposti la residenza e fai cash out altrove, si aprono scenari di estroinvestizione che non sono oggetto di questa live, ma ne parleremo. Buonasera, ma per la dichiarazione dell'RW, nel quale va dichiarato il controvalore di tutte le cripto detenute, la somma a che data va calcolata? Due somme, a inizio investimento e a fine investimento, che generalmente coincidono con l'1/1 e il 31/12, salvo che non ci sia un inizio di investimento a metà anno o un disinvestimento a metà anno. Se ho un wallet multifirma, tipo, non cominciamo con i nomi, ragazzi, perché ognuno pensa che la propria moneta virtuale o il proprio exchange sia famosissimo e ce l'abbiano tutti. In realtà vi garantisco che io ho sentito di centinaia di exchange dove ognuno non conosceva il nome dell'altro. E a volte mi hanno anche detto, ma come, non lo conosci? Ragazzi. Se ho un wallet multifirma tipo Green Address, ovvero che firma le transazioni con una firma mia, una firma della società che ha sviluppato il wallet, posso dire di avere la chiave privata?
non conosco questo green address, però se c'è una firma vuol dire che ogni volta che ti muovi c'è un invio di dati alla rete. Quindi se c'è un invio di dati alla rete, in realtà siamo nell'ambito dell'attività proprio come delineata dall'Agenzia delle Entrate, a mio avviso. In questi mesi ho parlato anche con dei ragazzi che avevano le applicazioni sul cellulare, dove mi dicevano: guarda che io detengo le chiavi private, ho le 12 parole. In realtà poi io mi sono scaricato queste applicazioni, ho fatto anche una storia Instagram, diverse storie, mi sono scaricato queste applicazioni, ho provato e ogni volta che muovevo c'era scritto invio dati alla rete. Quindi non siamo proprio offline. Un conto è il ledger, che ce lo mettiamo nel cassetto, o un altro o hard wallet. Un conto è quando siamo nell'ambito delle applicazioni. A mio avviso poco sono considerate offline. Okay? Come fa? Già il fatto che ti dici ce l'ho su un'applicazione, già un'applicazione, come fa a essere considerata offline, no? Pensate male, non pensiamo solamente a oh, ma ci metto tutte le mie ragioni. Sì, ma quali sono le ragioni degli altri? Allora, se non si fanno passare, questo ho risposto centinaia di ore nella scorsa live. Allora, e ora non ho perso il filo. Allora, eccola qua. Guadagnare e dichiarare profitti che derivano da una piattaforma trading crypto forex non autorizzata dalla Consob è legale, tralasciando i rischi di fidarsi. Allora, il fatto che si sia in piattaforme che non sono autorizzate o non riconosciute dalla Consob non vuol dire che di per sé noi stiamo facendo un'attività illecita. Magari questa attività illecita la sta facendo questa piattaforma nel caso in cui esercitasse in Italia. Ma siccome difficilmente esercitano in Italia, se ne stanno bene alla larga, il fatto che io faccia delle attività all'estero su queste piattaforme, io le monitoro in quadro RW come si monitorano le monete virtuali, cioè non mi vado a preoccupare di questa cosa perché Binance l'ha riconosciuta la Consob, cioè Coinbase l'ha riconosciuta la Consob, no, cioè sono... Eppure Coinbase è quotato, no? Cioè, non ci focalizziamo su questo. Noi abbiamo bisogno di capire, di indicare quanti soldi abbiamo mandato fuori, che evoluzione hanno avuto questi soldi, per poi dire quanto era il controvalore a fine anno. Basta. Cioè, non dobbiamo stare a dire dove sono, cosa fanno, faccio stalking. Non ci è stato chiesto tutto questo, quindi ci limitiamo a dire: guarda amico caro, ho messo 10.000 euro, al 31-12 valevano 80.000, basta, non ti dico altro. Poi se mi arriva un controllo ti dirò: guarda, li ho messi qui, ho fatto di qua, e dopo si vede, ok? Se si possiedono cripto dal 2017 e mai monitorate per ignoranza, se metto l'intero investimento al 1 gennaio 2020 e il controvalore al 31-12, rischio qualcosa per il passato non monitorato. Allora, dipende dal caso specifico, io farei più l'integrative mettendo quello che ha investito nel 2017 al 1 gennaio 2018, ok? Metterei quello. E se invece non è fatta integrative, l'alternativa è veramente fare così. A un certo punto bisogna anche far capire che l'intento buono c'è. Poi bisogna vedere se hai fatto prelievi o se non hai fatto prelievi. Ok, quindi attenzione a questo. Massimiliano. Allora, è sufficiente dichiarare nell'RW in un'unica riga il controvalore complessivo di tutte le cripto detenute o andrebbe compilata una riga per ogni wallet posseduto? Allora, Massi, dipende da che documentazione hai a supporto. Se hai una buona e precisa e puntuale documentazione a supporto, fai un rigo per ogni wallet. Se non ce l'hai o sei indeciso o non è pressoché determinabile con esattezza, fai un unico rigo. Anch'io ho detto a volte... c'è un po' di confusione, ci sono stati troppi spostamenti, facciamo una cosa, dammi il valore che ti hai messo dentro e il controvalore del 31-12, almeno abbiamo una situazione. Allora, voglio vedere se c'erano delle domande qua sul gruppo. Vi ricordo di
Vale, faccio vedere che è questo. Questo è il gruppo CryptoTax, che è riservato a chi ha avuto l'accesso al videocorso CryptoTax. Quindi se non ci siete, entrate, numerosi signori e signori. Allora, Luigi Ranieri, il monitoraggio fatto una volta l'anno non ha senso però. In un anno posso fare talmente tanti versamenti da exchange a chiave che quello che dichiaro l'1-1 è totalmente diverso a fine anno. Eh sì, benvenuto, è proprio così che funziona. Però va visto e va creato un quadro preciso. Se dichiaro dall'1-1-2020 parto da zero in fase iniziale e poi 31-12... No. Allora, se dichiari dall'1-1-2020 devi dichiarare in colonna iniziale o quello che ti hai investito nel 2020 oppure il valore finale al 31-12-2019. È per quello che quando si fanno le integrative si parte dal 2018, si calcola il valore iniziale, poi il valore finale, poi il valore finale si riporta al 2019, poi il valore finale al 2019, poi si riporta al valore finale al 2020 e si va avanti così, ok? Facciamo un esempio pratico. All'1-1-2020 ho 20.000 euro. Se durante l'anno faccio transazioni che danno una plusvalenza, non devo pagare tasse, anche se a dicembre mi trovo sopra 51.000. Allora, se all'1-1 hai 20.000 euro, non conta. Bisogna capire il tasso di cambio all'1-1 delle monete virtuali che hai. Perché se te all'1-1 hai 20.000 euro perché il Bitcoin valeva 5.000, vuol dire che te hai 4 Bitcoin. Se il Bitcoin poi va a 20.000 e lo tieni per più di 7 giorni, vuol dire che te in quel momento hai 80.000, ok, per più di 7 giorni. Quindi se prelevi paghi plusvalenza. Esattamente, The Champions. Esattamente, però è vero che è per forza online, però a un certo punto è online, è la transazione segnata, però in quel momento l'attività non è più online, è offline, se ce l'ho un token. Allora, se nell'anno invio cripto da exchange a chiave privata, va bene aumentare solo il valore finale del rigo dedicato? Sì, potrebbe andare bene anche fare così, perché ovviamente se tu hai fatto due righi, immaginiamoci che hai fatto due righi, ok? Nel rigo 1 ci hai messo Coinbase, 15.000, e nel rigo 2 la chiave privata, perché hai deciso di monitorarla, nonostante siamo in questa situazione di lacuna. Hai messo 15.000 e le hai spostate nella chiave privata. Vuol dire che nel rigo 1 avrai 15.000 al valore iniziale e 0 al valore finale. Nel rigo 2 avrai 0 al valore iniziale e quei 15.000 rivalutati al 31-12 al valore finale. Oppure a fine dell'investimento. Ok, chiaro, ma le chiavi private o li cambiano nome oppure non possiamo farle monitorare da altri? Non mi ricordo la domanda al quale. Allora, io detengo un conto Banca Sella associato alla carta prepagata dove è presente una sezione dedicata al portafoglio Bitcoin. Dovrebbe chiamarsi Conio. Devo dichiararlo? Se è tutto in Banca Sella, no. Perché è un'attività detenuta tutta in Italia e nel caso sono loro che ti gestiscono tutto. Ma se io ho investito $1,000 in piattaforme di mining e avrò un piccolo ritorno spalmato in 3 anni, come mi devo comportare con il monitoraggio? Allora, anche il mining alla fine non è nient'altro che un investimento in un'attività finanziaria. Ora, $1,000 sono pochi, quindi potrei anche aspettare, vediamo. Se nel caso comunque se volessi dichiararlo, perché l'obbligo c'è, io metto in valore iniziale $1,000 e nel valore finale qual è il mio controvalore delle monete virtuali che posseggo a fine anno. È plausibile l'eventualità di ricevere un controllo se non si è mai fatto cash out ma si è sempre lasciato su exchange? In caso non si abbia mai monitorato. Ma sì, è possibile, non per cattiveria, ragazzi, è possibile perché magari inviando sempre soldi all'estero, perché magari fate dei piani di accumulo o altre cose, la banca vi chiede, che cosa stai facendo? Ci sono delle banche ultimamente che stanno addirittura chiudendo i conti a chi fa spesso bonifici verso Binance. Questa è una discussione che si è aperta in CryptoTax. E questo è, a parte che è abbastanza ridicolo, però effettivamente avviene, perché in realtà le banche vorrebbero che noi investissimo tutto nei loro famosissimi piani di accumulo dall'1% lordo in un anno. Non so se avete visto, ora esce il BTP Futura,
se lo tieni 16 anni, il Sole 24 Ore ha fatto un calcolo, se lo tieni 16 anni il rendimento è l'1,5 lordo anno. Quindi ecco perché lo Stato dice, ma perché non li mettete tutti nei BTP che rendono così tanto? Ovviamente questa è una provocazione, se lo Stato volesse fare davvero investimenti magari riconoscerebbe tassi di interesse migliori. Allora, sì, lo so, su CryptoTax non è partita la diretta perché ci sono problemi con le dirette fra StreamYard e Facebook. E questo è un problema che non ho avuto solo io, ma che ha avuto anche il Sole 24 Ore ieri a Radio 24, lo dicevano, e anche Porro lo diceva, Nicola Porro diceva che ha avuto problemi. Quindi fatemele qui le domande, io cerco di rispondere il più possibile a tutti. Michele, la domanda di prima, la mia, ovvio che magari ho capito questo, però io ti ho fatto un esempio, ok? Quindi bisogna cercare di ragionare l'esempio. Se hai 20.000 all'inizio dell'anno e non sei mai andato sopra i 51.000, è logico che non si superi la giacenza media, e quindi eventuali prelievi non danno origine a fenomeni impositivi. Allora, quanto costano le integrative? Dipende dal professionista che te le fa. Quindi questo dipende, si parte comunque diciamo da un costo da 70-80 euro a 200 euro, dipende quanta roba c'è dentro e quanto lavoro c'è da fare. Allora, se si comprano con carta delle cripto, quando già residenti anagraficamente all'estero, ma ancora non si è comunicato il cambio di residenza alla banca italiana, non vi è alcun obbligo, guarda, la tassazione è in funzione della residenza. Se te c'hai un conto corrente in Italia, ma sei residente all'estero, te all'Italia non devi niente, ok? Anzi, in quello stato dove sei residente dovrai dichiarare il conto italiano come un conto estero, ok? Però mi raccomando, quando vi trasferite all'estero è importante che facciate l'iscrizione all'AIRE, anche se non è essenziale, è comunque una rogna non averla fatta, e quindi fatela. Allora, trattenendo la stessa moneta che all'1-1 non valeva più di 50.000, non devi pagare la plusvalenza. Ok, allora, però attenzione, non fate confusione, cioè se io metto l'1-1 20.000 euro, ok, attenzione, io metto l'1-1 perché questo se no si fa della confusione. Il primo gennaio io compro 4 bitcoin al valore di 5.000. Ok? Se lascio tutto uguale, è logico che non succede nulla, non pago la plusvalenza. Ok? Perché il tasso di cambio è l'1-1. Però, nel caso in cui continuo a acquistare, oppure compro una fase di ribasso, e al tasso di cambio dell'1-1 ho una giacenza superiore a 50.000, allora pago. Logico che se metti 20.000 non puoi, non ce l'hai mai, no? Quello per forza, però attenzione. Allora, se al 30, altrimenti non ci sarebbe tutto questo gioco sulla giacenza, basterebbe investire una volta e così via. Però il fatto è che qui si parla di investimenti, quindi magari uno investe 1.000, poi investe 2.000, poi continua a investire, poi il titolo sale, oppure compra un pezzo più alto e poi il titolo scende e acquista altre quantità. Cioè, va visto, non lo so, bisognerebbe farsi uno... Ci sono dei plugin che si collegano tramite le API all'exchange e ti tengono monitorata la giacenza. Allora, se al 30-12 sposto tutto su Conio, penso sia, sposto l'investimento... Non so, beh. Sposto investimenti in Italia, la colonna 8 va messa a zero? Sì, perché se te disinvesti la colonna, no, allora tu metti in colonna 8 anche la fine dell'investimento, che sia il 30-12 o il 29-12, quando tu hai spostato tutto, ci metti il controvalore che hai spostato. Questo è stato chiarito dai commercialisti. Allora, sono andato troppo avanti. PAC, chiudo un'ora, ve lo dico, PAC da 1% in un anno con costi del 3% anno, esattamente.
Come si fa l'integrazione per gli anni passati? Innanzitutto bisogna avere sempre compilato almeno una dichiarazione dei redditi, che sia un 730 o sia un modello unico, altrimenti è considerata omessa in ogni caso. E poi dopo si invia, si compila un RV per il 2018, 2019, così, basta. Allora, quando si parla di prelievo, intendiamo il reale prelievo dall'exchange con trasferimenti su conto corrente oppure anche la conversione di criptovaluta in euro. Quando, allora tu, allora non dichiari criptovalute, tu dichiari di avere dei fondi all'estero che sono su un wallet. Quindi se te operi in quel wallet, che siano in euro o in monete virtuali, ti dichiari sempre un controvalore. Quindi il prelievo è quando dal wallet estero te li porti sul tuo conto corrente. Quantomeno fiscalmente inteso, con quello che abbiamo, questo è il concetto di prelievo. Allora, ho criptovalute e un saldo PayPal sotto i 5.000 euro. Devo monitorare in RV anche PayPal? No, perché non si monitora sotto i 15. Michele, ma anch'io sono fuso. Vai tranquillo che non è colpa di nessuno. Allora, ma se io devo monitorare sempre le cripto, non potrò mai più abbassare la giacenza con qualche trucchetto che le ha detto in video precedenti, perché lo sanno. Fantastico questo, ragazzi, ma io non vi sto dicendo che ci siano trucchetti o non ci siano trucchetti, vi sto dicendo che perché il fisco potrebbe volere un monitoraggio di questo, ok? Poi vai, facciamo un ragionamento di quelli belli. Alla fine facciamo un ragionamento di pagare le tasse, ok? Perché pagare le tasse è bello e ci piace a tutti, no? Allora, alla fine, e anche a livello comparato, il 26% non è neanche così tanto, se considerate che in UK c'è l'aliquota marginale, se in Spagna mi sembra sia più alto del 30%, in Francia il 30%. Quindi dai, così abbiamo fatto un sacco, avete fatto un sacco di soldi e ora è il momento di pagare, perché tutti devono contribuire secondo le proprie possibilità alle spese dello Stato, articolo 53 della Costituzione. Dai, spostando su chiave privata, l'exchange fa partire segnalazioni come una banca per la quinta direttiva antiriciclaggio? Aspetta, l'avevo letta male. L'exchange non sta alle normative bancarie, se ne frega. Cioè, non, a parte quelli più istituzionalizzati, cioè gli exchange non ti stanno a fare segnalazioni in Banca d'Italia, anche perché stanno all'estero, non ne frega niente di Banca d'Italia. Quindi alla quinta direttiva antiriciclaggio ci sono gli istituti bancari, gli exchange non sono istituti bancari. Se si vuole fare un ravvedimento operoso dal 2017 al 2019, poi si pagano eventuali sanzioni, si pagano le sanzioni ridotte perché si sta facendo appunto ravvedimento. Il ravvedimento è una cosa che ti può... Ma comunque, allora, facciamo il presupposto che se voi dovete fare il monitoraggio non dà origine a un fenomeno impositivo. Quindi non è che se voi monitorate 50.000 al 2018 dovete pagare il 3% su 50.000. Il 3% su 50.000 come sanzione è se non l'avevate monitorato. Ma se voi lo monitorate pagate solamente la sanzione ridotta per aver presentato tardivamente il modello, ma sono 25 euro, 50 euro, roba così. Lei pensa che le banche che blocchino, Davide, le transazioni, chiudono i conti a chi invia soldi all'exchange solo per tornaconto loro, oppure è veramente una forma di protezione per qualcuno? Allora, se la banca protegge qualcuno, protegge se stessa. Questa è una cosa che ho imparato, la banca difficilmente protegge il correntista, almeno che tu gli abbia pagato anche un'assicurazione di una società unipersonale sempre a nome del... Vabbè, dai, non mi fa... poi alla fine mi querelano. Io ho scritto un libro che si chiama Banche e pratiche commerciali scorrette, edito da Edizioni Accademiche Italiane, lo trovate su internet, proprio per capire il mio amore per le banche. Comunque se ti chiudono per questa cosa, o perché ci sono dei protocolli interni, perché magari non vogliono avere a che fare con questo tipo di attività, oppure lo fanno un po' per presa di posizione, ma questo io non lo so sinceramente. Facciamo tutto, facciamo sia le consulenze che dichiarazioni per utenti privati, trovate tutto in descrizione, poi non le faccio io, le fa My Accounting, le trovate, le consulenze le faccio io, le dichiarazioni My Accounting, trovate tutto in descrizione al video. Allora,
E se diventi ricca, vado via e fine. Va bene, allora io nel quadro RW, nel quadro RW scrivo che sulla chiave privata ho 1 milione di euro e sto parato in ogni casa. Tanto è solo monitoraggio e così sto sempre tranquillo. No, no, no. Ragazzi, scrivete le cose come stanno. Non... cioè, scrivi che hai 1 milione di euro se ce l'hai davvero. Ok, se c'è davvero 1 milione di euro nella chiave privata, scrivilo. Pagherai il 26% sistemato, finché almeno con la regolamentazione che abbiamo adesso. Poi dopo, quando regolamenteranno le cripto, ahimè, io penso che le regolamenteranno in peius, perché qui si regolamenta sempre in peius, stanno per toccare il regime forfettario. Mi ricordo, perché ho fatto un intervento dove sono riuscito a fare una domanda al vicepresidente della commissione finanze, che sono quelli che poi scrivono le regole, e lui aveva detto il forfettario, mi ha detto, poi ritroverò questa cosa, il forfettario non si tocca, e guarda caso invece stanno lavorando per aumentare l'aliquota. Quindi quando ci sarà una norma che tanto viene richiesta da chi ha le cripto, è meglio non richiederla, perché vedrete che sarà molto peggio. Ma io, allora, se tu prelevi quotidianamente piccole cifre con la carta di Binance, ci possono essere controlli da parte dell'agenzia o non hanno possibilità di vedere niente? Allora, che non abbiano possibilità di vedere niente, io non ci credo, perché loro hanno la possibilità di vedere molto più di quello che noi immaginiamo. Il problema è che se te prelevi da Binance, vuol dire che prima ce l'avevi inviati. Ecco fatto. È quello il concetto, quando te ce l'avevi inviato. Poi se mi venite a dire no, ma io Binance l'ho aperto anonimamente, mi ci sono fatto inviare delle cripto perché ho inviato delle cose anonimamente, quindi spendo con la carta di Binance anonimamente, io vi dico, allora non fare dichiarazione, rimani anonimo. Cioè, che ti devo dire? Ok, quindi attenzione, perché i controlli si ricostituiscono sempre con la provenienza. È più importante la provenienza del denaro che la destinazione, purché la destinazione sia lecita. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me e rinnovo l'invito a fare le domande nel gruppo di CryptoTax. Se non siete dentro, il link in descrizione al video per l'ebook e per l'accesso al videocorso. Sasha è disponibilissimo per qualsiasi informazione. Trovate tutti i link utili in descrizione al video. Ci vediamo prossima settimana o fra 2 settimane. Penso che l'appuntamento con le criptomonete sia abbastanza sarà ripetuto spesso. Oggi abbiamo parlato di chiave privata, magari prossima volta parliamo dei finanziamenti nexo, possiamo parlare dello stalking. Ci sono tanti argomenti che stiamo approfondendo, ok? Ci vediamo, ciao ciao.